Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzioni, l'ipnosi di CS vera e professionale. Oggi il titolo di questo episodio è puttanate, puttanate, tradotto in inglese sciocchezze, ragazzi, sciocchezze. Io sento qualcuno, diciamo la minoranza, forse la maggioranza, che però non si esprime, dire che tutto ciò che riguarda il pensiero positivo, l'ipnosi, queste tecniche astratte, non palpabili, sono tutte delle emerite puttanate e sciocchezze. Bene, ragionano e pensano come pensavo io quando ero uno studente lavoratore senza una lira in tasca vicino a Milano, in quel di Modena, che quando vedevo i baci Perugina li prendevo, li accartocciavo, queste belle frasi positive, e li buttavo nel cestino della spazzatura, fregandomene altamente, perché pensavo tutte sciocchezze, tutte cretinate, tutte impossibile, se non tocco, se non vedo, non credo, perché il sottoscritto è anche, cioè io il sottoscritto, sono anche un seguace, un fedelissimo di San Tommaso, cioè se non vedo, se non tocco, non credo. E allora, ipnotizzato, indottrinato, condizionato, manipolato dalla mia famiglia d'origine, in parte, perché non tutta era così, dagli amici, dal sistema, dal paese, io ero una persona molto, ma molto negativa, con tutte le declinazioni del caso, le sfaccettature del caso, tipo ero depresso, triste, incazzato, arrabbiato, ce l'avevo con il mondo, pensavo che non si potesse fare nulla alla mia povertà, perché nasco da una famiglia molto, ma molto povera e pur dignitosa, attenzione, nessuno dice che esco da una famiglia figlio di emigranti, figlio di contadini, bla 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 bla, e oggi sono praticamente agli antipodi, ok? Grazie al potere della mia mente e soprattutto all'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola, che è poi diventata la mia ipnosi di CS vera e professionale, che ho coniato personalmente dal 2008 ad oggi, perché l'ho sperimentata, esperita sulla mia mente, sul mio corpo, sulla mia vita visibile e invisibile, e su centinaia e centinaia di persone nel mondo, compreso mio padre, colpito da ictus, salvato con l'ipnosi di CS vera professionale online a più di 11.000 km da Los Angeles Beverly Hills con la dottoressa Rina Brunini, dove tutti i guru dell'ipnosi, anche medica mondiale, dicevano non c'è nulla da fare. Nel 2008, immagino un po', computer ciofeca, connessione ciofeca, eccetera, eccetera. Adesso qualcuno si sta svegliando, ma in questi casi le suggestioni sono importanti e il metodo è molto importante, e non tutti, pur sapendo dipingere, sono artisti, quindi attenzione a sta nuance. Ecco perché nel mondo in generale non devi cercare il generalista, devi cercare lo specialista, va bene? Questo è un piccolo grande consiglio, è acquistare l'enciclopedia da chi la usa e non da chi la vende. Questo mi hanno insegnato e ho capito forse in tarda età. Detto ciò, dopo aver sbagliato miliardi di volte, anch'io pensavo che fossero tutte puttanate, sciocchezze. Chi mi parlava di pensiero positivo, chi diceva, sai, devi pensare bene del mondo, della vita, abbiamo una vita soltanto, i Vangeli, perché mia madre è una mezza suora mancata, monologhi, e io dentro di me dicevo, ma che dici, mamma? Non vedi che miseria c'è in giro, non vedi che sofferenza, le guerre, i terremoti, la povertà, bla 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 bla, le sofferenze dell'umanità. Però mia madre aveva ragione, e tutti coloro i quali parlavano di pensiero positivo. Che cosa è successo con l'età, con il tempo? Mi sono piano piano, avendo subito dei travagli interiori seri, vuoi per le mie attività, per le crisi che si sono succedute, per la mia esistenza e quant'altro, ho avuto dei travagli che si sono prolungati nel tempo, e lì ho iniziato a leggere tantissimi libri, più di 2000 libri. Sono partito dal libricino tascabile, lo ricordo ancora, regalato da mio fratello, sulla PNL, programmazione neurolinguistica, e lì è iniziato il mio viaggio del salmone. E poi la cosa bella del sottoscritto è stato che ho miscelato tutte le tecniche lette in libri antichi del 1600, 1700, 1800, eccetera, eccetera, per ipnotizzare. Ho iniziato a ipnotizzare con la faccia tosta, che se adesso mi ricordo e mi rifletto, mi guardo indietro, dico, ma come hai potuto farlo? Ipnotizzavo chiunque sulle spiagge, 10-20 persone alla volta, con l'ipnosi conformista e commerciale, mischiando un po' tutte le tecniche, prima di incontrare la dottoressa Brunini di Los Angeles Beverly Hills. Poi che cosa succedeva? Che notavo i miglioramenti incredibili nella mia mente, sul mio corpo, nella mia vita visibile e invisibile, cose allucinanti, ragazzi, che se le racconto adesso neanche ci credo, se le racconto a Claudio di 30 anni fa neanche ci crede, neanche ci crede.
Ma è incredibile il cambiamento che è successo nella mia vita, radicalmente, radicalmente, senza vendere la mia anima al diavolo, perché qui qualche potere forte gioca anche su questa vendita inesistente a cui il sottoscritto ha creduto per tantissimi anni, sprecando una bella fetta della sua esistenza su questa terra. Per cui ti posso garantire che chi dice puttanate, sciocchezze sul pensiero positivo, sulle parole, sul discorso di credere o non credere a se stessi, bene, ti posso garantire che sono tutte sciocchezze. Esiste, e anche i testi sacri parlano di ciò, ragazzi, anche i testi sacri, che tu ci credo o meno, ok? Se tu leggi i testi sacri orientali e occidentali, rifletti sul discorso scientifico della parola, la parola ci cambia la vita. E ripeto, un tempo la pensavo diametralmente all'opposto, bestemmiavo, ero contro il mondo, ero contro me stesso, ce l'avevo con tutti e tutto. Ma adesso sono il contrario, sto facendo un percorso, e l'ipnosi di CS vera professionale è il non plus ultra, non plus ultra. Ok, funziona, ragazzi. E poi se tu sei un po' per le discipline alternative, per l'olismo, per mente, corpo e spirito, noterai che l'uomo non è soltanto corpo, è anche parola, ok? È logico che bisogna poi fare azione, non significa, ah sì, ok, pensiero positivo, la vita è bella, tutto è bello, non funziona così. Tu devi andare a convincere chi comanda dentro di te, la tua forza interiore, che è il tuo subconsciente, per i religiosi la tua anima, ok? Questo bisogna fare, bisogna ripetere, fare azione tutti i santi giorni. Ti sei chiesto perché chi prega dall'Occidente all'Oriente ripete, sempre la solita solfa, come dice qualcuno, tutto l'anno, le solite cose, rifletti, perché ripetono? Per convincere chi comanda, la loro forza interiore, che va al di là della forza di volontà, va al di là. Per cui se tu vuoi cambiare il tuo destino, approfondisci a prescindere dal sottoscritto, vai da qualcuno, siediti, poi se non hai voglia di girare cappelle puoi scaricarti un audio MP3 di CS che può fare per te o per il tuo caro, perché il metodo di CS, l'ipnosi di CS vera e professionale, funziona anche per chi non vuole o chi non può avere il tuo aiuto, o chi non vuole il tuo aiuto, ok? Questa è una grande novità del metodo di CS, unico al mondo, unico. Io ripeto, ho iniziato da l'ipnosi conformista e commerciale di Milton Erickson, Brian Weiss, Dave Elman, grandissimi, nessuno dice il contrario, ma poi sono arrivato a questo metodo della dottoressa Rina Brunini, del professor dottor Michelangelo Garai, conosciuti a Hollywood e in tutta l'America Latina e a Los Angeles, Beverly Hills, e lì il mio mondo e la mia vita è cambiata radicalmente. Per cui a chi dice puttanate, sciocchezze, impossibile, che cazzo dici, scusa l'espressione volgare, ma sento queste frasi da persone di poca volontà, non di buona volontà, di cattiva volontà, bene, sono tutte false, ragazzi, e sto testimoniando, la mia è una testimonianza che abbraccia il periodo in cui ero come loro, persone negative, ad oggi che sono una persona che sono convinto che la parola positiva, ipnotica soprattutto, ti può cambiare la vita, ti può fare il miracolo della tua stessa vita, ti può agire sulla mente, sul corpo e sulla tua vita visibile e invisibile. E attenzione a chi parla di pensiero positivo, perché una volta una signora viene da me e mi dice, sai, quel signore 51 anni è morto, eppure era positivo, predicava il pensiero positivo, bla bla bla, è morto di una malattia gravissima. E gli ho detto, il fatto che uno sia positivo ma dentro di sé arde il fuoco, cioè non ha convinto il suo subconsciente, c'è un conflitto interiore, cioè coscienza e incoscienza sono in conflitto, tu non potrai mai dire montagna sposta, tu non potrai mai salvarti. Se la tua immaginazione, cioè ti immagini ammalato che sta per morire, oppure vuoi morire per far sentire in colpa gli altri,